Buonasera dal TG6, seconda edizione, che apriamo parlando del bollettino Covid, perché in Abruzzo nelle ultime 24 ore sono 13 nuovi casi positivi, mentre il numero dei decessi conta 5 nuove vittime, 584 invece sono i nuovi guariti. Vediamo. Nel primo giorno di zona bianca nella nostra regione sono 13 i nuovi casi positivi al Covid-19. I nuovi positivi hanno età compresa tra i 12 e i 74 anni. Quelli con età inferiore ai 19 anni sono due residenti in provincia di Pescara. I nuovi casi sono il risultato di 1.142 tamponi analizzati, con il tasso di positività che si attesta all'1,1%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi ed hanno età compresa tra i 63 e gli 85 anni, facendo salire il numero dei decessi totali da inizio pandemia a 2.496. Del totale odierno, due casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla ASL, mentre cresce in modo deciso il numero di chi ha sconfitto il virus, che oggi fa registrare 584 nuovi guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 4.575. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, 91 pazienti, più uno rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia non intensiva. Con zero nuovi ingressi e due uscite, sono attualmente 7 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli altri 4.477 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 18.775 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 5 rispetto a ieri, 18.098 in provincia di Pescara, più 4 rispetto a ieri, 19.337 in provincia di Chieti, più 3 rispetto a ieri, 17.313 invece quelli in provincia di Teramo, più 1 rispetto a ieri, 584 sono fuori regione, più 1 rispetto a ieri, e 182 meno 2 rispetto a ieri, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. A renderlo noto è l'assessorato regionale alla sanità. E dunque, primo giorno di zona bianca in Abruzzo, da oggi non c'è più coprifuoco e scompaiono anche molte altre restrizioni. Dopo lunghi mesi di stop, ripartono alcuni settori come quello dei matrimoni. Per noi, Giuseppe Dintino. La notte si riaccende in Abruzzo. Per la prima volta dallo scorso autunno, oggi non c'è più alcun orario limite entro cui bisogna rientrare a casa. La nostra regione è ufficialmente in zona bianca, insieme a Veneto, Liguria e Umbria, aggiungendosi a Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, dove gran parte delle restrizioni sono scomparse già da una settimana. Il via libera da parte del Ministero della Salute giunge quando per 3 settimane consecutive l'incidenza dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Al momento circa un terzo dell'Italia è in zona bianca, ma tra 7 giorni la lista delle regioni, quasi senza restrizioni, potrebbe allungarsi ulteriormente. La prima novità è che decade il coprifuoco dalle 23 alle 5, seppure in potere dei sindaci emanare ordinanze che possano regolare l'attività degli esercizi commerciali. Le regole sempre valide sono quelle riguardo il divieto di assembramenti, il rispetto delle distanze interpersonali e l'utilizzo della mascherina sia all'aperto che al chiuso. Da oggi si possono organizzare le fiere e riaprono le piscine, le sale gioco e scommesse e anche i parchi divertimento. Inoltre si può tornare a celebrare matrimoni e altre cerimonie, ma gli invitati devono avere il Green Pass, ovvero l'attestato di vaccinazione, oppure devono essersi sottoposti a test nelle ultime 48 ore o aver certificato di aver già contratto il Covid. Le discoteche invece al momento rimangono chiuse. Bar e ristoranti poi non hanno più limiti nel numero di clientela all'aperto, mentre all'interno possono sedersi solo 6 persone per tavolo. Rimane una restrizione anche per quanto riguarda le visite a parenti e amici. Ci si può recare in un'abitazione privata nel limite di 6 persone, esclusi i figli minorenni. E proprio lo stop al coprifuoco ha innescato la polemica a Pescara fra amministrazione comunale ed esercenti dei locali sugli orari di chiusura serali. Il sindaco Masci spiega all'ordine del giorno presentato in consiglio comunale e che vuole regolare le serate all'aperto e nei locali fino al 7 luglio. Paolo Renzetti. L'ordine del giorno che verrà presentato in consiglio per quanto riguarda gli orari della Movida Pescara, soprattutto nel weekend e poi negli altri giorni della settimana, mezzanotte e mezza, l'una e mezza, ci sono delle polemiche come sempre in questi casi, soprattutto da parte delle associazioni di categoria.
Sì, sento delle polemiche come avviene ogni anno. Io penso che queste polemiche facciano male alla città, perché quando si dice che Pescara è sotto il coprifuoco non si fa un favore alle attività commerciali, perché Pescara non è sotto il coprifuoco. Pescara è una città che da oltre un mese e mezzo ha i dati del contagio più bassi d'Italia, è una città che dopo essere passata in zona bianca si riapre in maniera equilibrata, perché è giusto trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze di una città, perché in città ci sono gli operatori commerciali che hanno interesse a rimanere aperti la sera e anche la notte, ma nel contempo ci sono anche i residenti che hanno diritto a dormire, e c'è una città che di giorno lavora. Quindi trovare un equilibrio, come è sempre avvenuto, credo sia importante, e questo equilibrio deve essere trovato con la pacificazione di tutti, non creando scontri continui che fanno male alla città, lo ripeto, perché dire che tenere aperti i locali il venerdì e il sabato fino all'1:30 vuol dire essere in coprifuoco, vuol dire una cosa inesatta, perché mi sembra che fino all'1:30 sia un orario consono a giugno. Poi l'ordinanza vale per un mese, a luglio il discorso potrà essere diverso perché si va verso la stagione estiva, nei giorni feriali arrivare fino a 00:30 vuol dire permettere di andare a cena la sera, permettere di andarsi a prendere un aperitivo, di fare anche più tardi, però poi all'1 la gente va a dormire. E quindi, soprattutto nelle zone dove c'è maggiore antropizzazione, c'è necessità di avere un momento di tregua. Restiamo in argomento Covid, ma sul fronte vaccinazioni, perché al via la vaccinazione di massa nei comuni sotto i 1000 abitanti dell'entroterra Teramano. La ASL di Teramo punta a rendere questi centri Covid-free anche in vista del turismo estivo. Intanto boom di vaccini all'Università di Teramo, dove nel weekend si sono vaccinati circa 2000 maturandi ed oggi cominciano le vaccinazioni per gli studenti universitari. Tania Bonici Castelli. I comuni sotto i 1000 abitanti in provincia di Teramo diventano Covid free. L'ASL ha varato un programma per vaccinare la popolazione dei piccoli centri. Si inizia con Castelcastagna. Il programma coinvolge i comuni della montagna e le operazioni dovrebbero concludersi nel giro di una settimana. Vaccinazione a tappeto dunque a Pietracamela, Fano Adriano, Castelcastagna, Rocca Santa Maria, Cortino, Arsita, Valle Castellana, Montefino, Castelli e Crognaleto. Parte della popolazione di questi centri è già immunizzata, precisa l'ASL di Teramo, facendo riferimento agli ultraottantenni e ai fragili. L'obiettivo ora è vaccinare il resto degli abitanti. Per queste operazioni l'ASL Teramana ha deciso di procedere in autonomia con unità mobili, rinunciando alle squadre dell'esercito e dei carabinieri a favore dell'ASL dell'Aquila. Attribuiamo molta importanza a questa parte della campagna vaccinale, ha dichiarato il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. Recarsi nei piccoli comuni significa aiutare le zone dell'entroterra teramano, supportandole anche dal punto di vista turistico, visto che l'obiettivo è rendere questo territorio sicuro, cioè Covid-free. Intanto boom di vaccinazioni nel lab dell'Università di Teramo, dove nel weekend sono stati somministrati 2000 vaccini ai maturandi della provincia. Ed è già iniziato il primo Open Day per gli studenti universitari iscritti all'Unite. L'Università ha aperto una propria piattaforma a cui si sono già iscritti circa 1600 studenti. Gli altri due Open Day sono stati programmati per venerdì 18 e giovedì 24 giugno. In ciascuna delle prime due giornate saranno vaccinati circa 800 giovani, nella terza eventuali altri iscritti. Torniamo a Pescara, ma cambiamo decisamente argomento. Sindaci e cittadini della Val Pescara oggi in piazza per chiedere più pediatri dopo il pensionamento di alcuni medici. Vediamo il servizio. Sindaco, questa vicenda della mancanza di pediatri in Val Pescara si allarga, se ne torna a parlare. Oggi siete qui in regione a Pescara per sollecitare delle risposte alla politica regionale e alla sanità regionale. Certo, sì, delle risposte soprattutto fattibili e certe sicuramente, perché questa situazione è insostenibile. Ci sono circa 3000 bambini nel nostro distretto sanitario che purtroppo ad oggi non possono usufruire
usufruire del servizio pediatrico di base, semplice, molto semplice. Quindi la regione e gli organi della ASL, diciamo così, devono in un qualche modo intervenire perché, ripeto, questa situazione è insostenibile. Noi ci siamo mossi in tutte le maniere, siamo arrivati anche al Ministero della Salute per portare, diciamo così, all'attenzione questa situazione, ma ad oggi mai nessuno ha preso di petto questa incredibile situazione rispetto a 3.000 bambini che oggi purtroppo, ripeto, non hanno il servizio pediatrico di base. Oggi siamo qui insieme con tanti sindaci, siamo insieme con i genitori che soffrono questa situazione, perché capite bene che se non c'è il pediatra di base i nostri cittadini devono rivolgersi a dei pediatri a pagamento e quindi è un dispendio di soldi naturalmente per le famiglie e soprattutto un disservizio sociale. Si torna a parlare di questa vicenda che riguarda la Val Pescara, la mancanza di pediatri. Oggi c'è stato questo sit-in di sindaci e anche cittadini. Paolucci, non è una questione politica, però questi cittadini chiedono delle risposte anche alla politica, oltre che alla sanità. Sì, una comunità importante, la Val Pescara, 13 comuni sprovvisti di un numero adeguato di pediatri, questo è il tema. E sono costretti alla impossibilità di poter scegliere il proprio pediatra, siamo passati dal numero di 4 ad appena 2, quindi la regione può fare qualcosa. Non deve nascondersi dietro la burocrazia e i numeri massimi, perché poteri di deroga ci sono a livello regionale ed anzi la programmazione regionale su questi temi, quello del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, può fare molto più di quanto nascondendosi dietro una norma nazionale dicano. Ecco perché chiediamo al governo regionale di intervenire, di essere vicini alla comunità della Val Pescara e di permettere alle migliaia di famiglie di avere un numero di pediatri sufficiente per rispondere alle esigenze dei nostri ragazzi e dei nostri bambini. Lei ha ascoltato anche le istanze di questi primi cittadini, cosa è emerso? Ma io sono stato uno dei primi che ho contattato personalmente una delle mamme che aveva fatto un po' da capofila a questa protesta. Prontamente ho parlato con la Veri, con la struttura sanitaria, ben sapendo che è una questione prettamente nazionale, perché dipende dalla legge nazionale, però i vertici della sanità insieme ai sindaci e anche alla politica regionale si sta lavorando gomito a gomito per cercare di dare una risposta positiva anche in tempi abbastanza brevi, perché è un'emergenza importante la Val Pescara, che va ad incidere fortemente sulla salute, ma più che sulla gestione della salute dei bambini. A Pescara due murales dedicati a Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso quasi un anno fa a Colleferro, sono stati cancellati. Sull'accaduto indaga la Digos della città adriatica, il servizio di Alcheta Lase. Due murales di Willy Monteiro, siti in centro a Pescara, sono stati danneggiati da ignoti. I due disegni che raffigurano il giovane da Superman e uomo ragno sono stati coperti, il primo con vernice bianca sul volto, mentre il secondo è stato ricoperto completamente di vernice nera. Subito sono scattate le indagini degli agenti della Digos della questura di Pescara per risalire agli autori, ancora ignoti, del gesto. In queste ore gli inquirenti stanno visionando le immagini di alcune telecamere poste nei pressi dei due murales. Willy Monteiro era un ragazzo di origini sudamericane, nato e cresciuto con tanti sogni nel cassetto, distrutti in una notte d'estate in cui gli fu tolto la vita con calci e pugni mentre cercava di fare da paciere in una lite. Da quel momento Willy Monteiro è diventato un'icona della lotta alla intolleranza. Il grave gesto ai danni dei due murales fa tornare d'attualità la sua storia. Fra pochi giorni si terrà davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Frosinone la prima udienza del processo che vede gli imputati accusati di omicidio volontario. Una ruota panoramica è stata collocata nella zona a ridosso del porto di Giulianova e dalla quale si osserva un panorama mozzafiato da 35 metri d'altezza. In tanti hanno voluto partecipare all'inaugurazione sabato in Piazza del Mare. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Juan Constantini, il presidente della provincia Diego Di Bonaventura. Vediamo. Come on.
Oggi è una giornata importante, un messaggio di speranza dopo mesi, anni difficili. La ruota non solo dà un messaggio gioioso ai nostri ragazzi, ma identifica il nostro territorio, come è già accaduto per esempio per la città di Barcellona e per altre importanti realtà. Quindi l'abbiamo accolta veramente con speranza, come abbiamo accolto con speranza una serie di iniziative a partire da Piazza Bozzi, che anche quest'anno sarà totalmente illuminata, ma anche per il corso di via Nazario Sauro e via Lorsini, che vedranno l'applicazione di questi ombrelli che anche qui danno gioia, felicità e danno colore alla nostra città. Come sempre ci candidiamo a punto di riferimento per il turismo, eventi e manifestazioni dell'intera regione Abruzzo. Abbiamo una squadra competente che sa quello che fa, io li ringrazio perché ancora una volta hanno saputo stupirci sia noi amministratori che l'intera città, che l'intera cittadinanza. Per quanto riguarda la piazza che è in adiacenza, abbiamo Piazza del Mare, che è quella dove siamo, che è tecnicamente finita, andremo a completarla nei prossimi giorni e invece tra qualche giorno, io spero per la fine del mese di giugno, massimo per i primi 4-5 giorni di luglio, scopriremo Piazza Dalmazia. Anche qui un sogno che si realizza, l'avevamo promesso in campagna elettorale, abbiamo tolto un parcheggio, abbiamo tolto un cartodromo, come eravamo abituati a chiamarle, abbiamo regalato la più bella piazza che ci sarà tra Pescara e Ancona. In questo è un giorno particolare, vogliamo appunto far ripartire la città, è giusto che avvenga, lo cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. La ruota è sicuramente un segnale festoso, un segnale gioioso, lo vogliamo regalare, la città lo merita, Giulianova lo merita, così come l'intero centro. Riqualificare questa città per noi era doveroso dopo un periodo buio e ce l'abbiamo messa tutta e ringraziamo la città che apprezza quello che facciamo. La ruota rimarrà sino a fine agosto, i primi di settembre, e regalerà la possibilità a tutti i turisti di vedere dall'alto la bellezza della nostra fantastica città. Siamo allo sport. Continuano sotto traccia i contatti tra il presidente del Teramo Iachini e la cordata romana, che sembrerebbe davvero intenzionata a rilevare in tutto o in parte il diavolo. Si ragiona sulla valutazione del club, aspetto fondamentale per il buon esito o meno della trattativa. Jacopo Forcella. La settimana che proietta verso il futuro è già iniziata. Il Teramo ha 7 giorni di tempo per quantomeno provare a definire il perimetro dei propri orizzonti, cosa impossibile se prima non c'è una definizione del quadro societario che verrà o che rimarrà tale, perché seppur sotto traccia i contatti tra Iachini e la cordata romana intenzionata a subentrare in tutto o in parte all'attuale establishment, continuano al netto delle smentite biancorosse, anzi si registra passi avanti non decisivi ma sostanziali. Le diplomazie sono al lavoro costante, anche se non è ancora chiaro quanto Iachini, in caso di via libera, sia disposto a lasciare sul piatto, se passare definitivamente la mano o farlo solo in parte. Per il momento, dopo la suggestione orientale, è questa la vera pista che potrebbe dare risposte più chiare nella settimana che parte oggi. Andare oltre, infatti, sarebbe un problema per le tempistiche di costruzione dell'architrave del Diavolo 2021-2022. In realtà Iachini non ha ancora scelto se cedere la maggioranza o no della società. La questione infatti pare sia sulla valutazione complessiva del Teramo, con lo stadio che invece rimarrebbe fuori da questi discorsi perché in gestione ad altra società facente capo allo stesso Iachini. Si ragiona dunque solo su quanto allo stato attuale valga il sodalizio calcistico e su quanto eventuali cessioni estive potrebbero potenzialmente portare nelle casse biancorosse. Ma è altrettanto evidente che senza allenatore e con un direttore sportivo in scadenza tra 23 giorni, pianificare trattative di mercato per elementi dell'organico appare quantomeno complicato. Ecco il nodo gordiano della vicenda, incastrare due discorsi che sono inevitabilmente intrecciati l'uno all'altro. A meno che, ed è un'ipotesi, ma certamente non quella che l'attuale presidente auspica, non rimanga tutto invariato e Iachini sia costretto a continuare con le proprie forze. Decisione questa che si baserà su quanto c'è sul piatto, sulla volontà o meno da
parte del presidente biancorosso di lasciare e da quanto dall'altra parte sarà offerto per una percentuale variabile di quote societarie. Il resto, quello che verrà, sarà solo l'inevitabile conseguenza di questi discorsi, avviati per non dire avviatissimi, ma che, non per questo, vedranno per forza di cose la fumata bianca. Una volta consolidate e certe le linee programmatiche, ci sarà la conferma del direttore sportivo o, in caso di mancato rinnovo, la scelta del successore di Sandro Federico. Poi la ricerca del sostituto di Massimo Paci e la valutazione della rosa che possa competere per il prossimo campionato. Decisioni, quelle di tipo tecnico, che spetteranno a chi sarà investito di questo ruolo. Per i presupposti, tuttavia, c'è ancora da attendere, almeno questa settimana, in un senso o in un altro. C'è un Pescara Calcio che si fa onore in campo nazionale, mentre la prima squadra, retrocessa in C dopo 11 anni fra A e B, aspetta ancora di conoscere chi sarà il nuovo allenatore. A mantenere alto l'onore dei colori bianca-azzurri sono i Baby di Pierluigi Iervese, che dopo aver vinto il campionato di Primavera 2, domani alle ore 17 allo Stadio Adriatico, per l'occasione riaperta a 1000 tifosi, Curva Nord e Tribuna Maiella, affronterà l'Hellas Verona di Corrent per l'assegnazione della Supercoppa Primavera 2. In caso di parità le squadre disputano due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Qualora al termine del secondo tempo supplementare si fosse ancora in una situazione di parità, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore. La squadra attualmente detentrice del titolo è il Bologna, che conquistò il trofeo nella stagione 2018-2019 proprio ai danni del Pescara. Intanto nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità della partecipazione del Pescara al torneo Primavera 1 della prossima stagione, nonostante la retrocessione della prima squadra in terza serie. Scendiamo di categoria, doppio Banegas e Marchionni, e il Notaresco liquida la pratica Vasto Girardi vincendo 3-0 al Savini. Il contemporaneo pari del Campobasso tiene ancora accesa la fiammella della speranza per gli uomini di Epifani, ora meno 6 dalla capolista. Vediamo. Vince secondo pronostico il Notaresco per 3-0 sul Vasto Girardi e blinda il secondo posto, ma avvicina anche la capolista Campobasso, che resta comunque padrona del suo destino. Locali in campo in tenuta bianca, ospiti in maglia blu. Dopo le prime schermaglie al secondo sugli sviluppi di un angolo, palla a fraraccio per il Vasto Girardi che sotto porta conclude però fuori. E così al dodicesimo, al primo vero affondo, la squadra abruzzese già in vantaggio. A quadro serve sull'out di destra Banegas, che controlla il pallone, si accentra e dall'interno dell'area di rigore fulmina Zafestas per l'1-0 del Notaresco. Gara che si mette subito in discesa per la squadra di Massimo Epifani, con l'argentino che tocca quota 15 nella classifica marcatori. Accusa un po' il colpo la squadra ospite, che stenta a reagire, e così è ancora la formazione del presidente Di Giovanni, con lo scatenato Banegas a chiamare al lavoro il portiere Molisano, che poi al 31esimo va a deviare in angolo, una conclusione dell'argentino bravo a smarcarsi in area. Rosso-blu in controllo del match, con il suo attaccante Principe, autentica spina nel fianco della difesa ospite. Al 39esimo c'è però un lampo del Vasto Girardi, con Mercai che in area conclude di potenza, trovando la traversa che salva così Sciba dal gol. Gara vivace con il Notaresco, di nuovo pericoloso poi al 42esimo minuto, quando ancora Banegas crossa in area per Palumbo, che litiga con il pallone prima dell'intervento di Dos Santos, terminato nel frattempo in fuorigioco. Al 44esimo Banegas Show con slalom e conclusione questa volta alta dell'attaccante di casa. Nella ripresa avvio di partita equilibrato fino al 13esimo, quando Palumbo in area ospite si divora il 2-0 colpendo il palo. Il Vasto Girardi è però vivo, visto che al 19esimo c'è lavoro per Sciba su conclusione di Gentile. Cresce la squadra di Prosperi, che al 22esimo grida il gol, ma sul colpo di testa ravvicinato di Mercai, Sciba è provvidenziale. Emozioni al Savini con il Notaresco, che poi al 25esimo chiede il rigore dopo un contatto in area fra Guglielmi ed il nuovo entrato Marchionni, con Raineri di Como che lascia però proseguire fra le proteste abruzzesi. La partita resta così in bilico, visto che al 28esimo è guida a dare lavoro ancora al portiere del Notaresco.
Nella consueta girandola di sostituzioni si arriva nell'ultimo quarto d'ora con il notaresco che rifiata, andando al 36esimo vicino al 2-0 con la punizione di Banegas che fa terminare il pallone di un soffio al lato. Al 39esimo Vasto Girardi in 10 per il doppio giallo a Ruggeri dopo il fallo del capitano molisano su Dos Santos lanciato a rete. Il raddoppio della formazione abruzzese è però rinviato e arriva al 42esimo quando Marchionni davanti a Tsafestas non sbaglia per il 2-0. Gara chiusa a questo punto con Dos Santos che poi si divora al 44esimo il tris e con Banegas che al 47esimo segna il gol del 3-0 prima della festa finale per la vittoria che mette al sicuro la piazza d'onore e che lascia aperto qualche spiraglio per il primo posto. Tre reti nel primo tempo e la Vastese regola la Cinzia Albalonga che nella ripresa riesce solo ad accorciare le distanze con D'Agostino. I biancorossi di D'Addario vincono 3-1 e salgono a 42 punti in classifica. Roberta Di Sante. Sul neutro di Pineto la Vastese che sconta oggi la squalifica dell'Aragona per i fatti del post derby contro il notaresco ospita la Cinzia Albalonga, terza forza del girone, senza l'infortunato Franzese e Martinez che ha lasciato il club biancorosso. D'Addario conferma il 3-5-2 con Obodo a fare da regista e la coppia d'attacco composta da Martiniello e Mamona. Assenza pesante in avanti per il tecnico della Cinzia Chiappara che deve rinunciare allo squalificato bomber Cardella al suo posto Cardillo. La formazione aragonese approccia con il piglio giusto e dopo appena due giri di lancette passa. Obodo si propone sulla sinistra e mette in mezzo un pallone invitante per l'inserimento perfetto di Diarra che con grande tempismo anticipa tutti e deposita in fondo al sacco l'1-0 Vastese. La risposta della Cinzia al decimo con un potente diagonale dalla distanza che termina al lato. La Vastese è cinica quanto basta e quando si fa vedere in avanti riesce ad essere pericolosa con gli inserimenti dei centrocampisti massimizzando al massimo le occasioni avute. Al 16esimo arriva anche il raddoppio con Barbarossa che con un gran sinistro a incrociare insacca all'angolino e fa 2-0. Ma la Cinzia non ci sta e in 5 minuti sfiora per due volte la rete che riaprirebbe la partita. Al 23esimo disimpegno errato di Di Filippo, ne approfitta Panaioli che costringe Di Rienzo al miracolo. Si salva con l'aiuto del palo l'estremo Vastese. Sul secondo palo c'è in agguato Traoré ma in posizione di fuorigioco per il direttore di gara. E al 28esimo con la punizione magistrale di D'Agostino che pennella una traiettoria a rientrare perfetta con la sfera che si sta stampa sul palo, secondo legno per la Cinzia che nel finale incassa anche la terza rete di una Vastese scatenata. Al 44esimo azione in ripartenza degli aragonesi con Martiniello che riceve palla in area e con una bella girata in sacca a fil di palo il tris biancorosso. Il primo tempo termina così sul parziale di 3-0 per gli aragonesi. Doppio cambio in avvio di ripresa per gli ospiti con Van Ransbeck e Magliocchetti che prendono il posto di Panaioli e Santarelli. Ma è D'Agostino l'uomo più pericoloso dei laziali che al terzo accorciano le distanze. Il numero 10 scambia con Cardillo e poi fa partire un velenoso rasoterra che si insacca a fil di palo per il 3-1. Ancora la Cinzia spinge in avanti al 13esimo, conclusione a giro di Alessandro Barbarossa che rientra sul destro e spedisce di poco fuori. Occasionissima ospite dopo appena due minuti con Cardillo che dal limite sfiora di un niente il gol del 3-2. Abbassa troppo il baricentro in questo frangente la Vastese che soffre il ritorno dei laziali. Così prova a cambiare qualcosa mister D'Addario, fuori Diarra e Martiniello, dentro Di Prisco e Bernardi. E al 22esimo proprio Di Prisco prova a servire Mamona che viene anticipato in extremis da Santilli in uscita, mentre al 27esimo il numero 10 si mette in proprio, rientra e fa partire la conclusione troppo centrale e Santilli può bloccare. Nei minuti finali la Vastese abbassa i ritmi e controlla il doppio vantaggio con i laziali che cercano di accelerare ma non riescono a concretizzare occasioni pericolose perché la difesa della Vastese è attenta. L'ultimo sussulto in pieno recupero con la girata pericolosa di Di Vico che termina fuori di un niente. Finisce così 3-1 per la Vastese che onora il campionato con una grande prestazione contro un degno avversario, conquista la seconda vittoria consecutiva e fa bottino pieno.
piazzandosi a 42 punti in classifica. La Cinzia Albalonga invece perde il terzo posto, scavalcata dal Matese. E invece sconfitta per il Castelnuovo, non senza polemiche per le decisioni arbitrali avverse alla squadra nero-verde. Tuttavia il Tolentino si impone su una formazione, quella di Guido Di Fabio, ancora con tantissimi assenti. Causa Covid, vediamo. Bastano due gol nel primo tempo al Tolentino per avere la meglio del Castelnuovo e tornare alla vittoria a distanza di due mesi. Era il 28 marzo, i cremisi espugnavano il Mariani Pavone di Pineto. La formazione abruzzese torna in campo a distanza di 20 giorni dall'ultimo incontro disputato contro la Vastese. Formazione rimaneggiata per Di Fabio, che deve fare di necessità virtù, viste le tante assenze, 8 legate al Covid. Per quanto riguarda la fase difensiva, torna a titolare tra i pali Olivieri, mentre a far coppia con capitan Terrenzio c'è Morganti. A centrocampo la coppia Loviso Gentile. In avanti prima da titolare per Di Stefano, che prende il posto di Regidio. Si rivede titolare dopo un infortunio anche Fagioli. I cremisi a Castelnuovo, con la salvezza già acquisita e con nulla più da dire al campionato, si schierano con il 3-5-2. Strano guida la difesa. A centrocampo Capezzani e Pagliari agiscono da mezzali, mentre in avanti Padovani supportato da Cicconetti. La prima emozione della gara è di marca locale. Buona azione sulla fascia sinistra di Manari, che serve al centro area Fagioli, che prova di testa in tuffo, ma il numero 9 non inquadra lo specchio. Ancora nero-verdi per l'occasione in maglia bianca al 15esimo, quando Emili prova a sorprendere la difesa mettendosi in proprio, ma la sua conclusione a giro mette solo i brividi al portiere Giorgi. Alla prima sortita offensiva però il Tolentino passa a condurre. Verticalizzazione, pallone invitante messo in mezzo da Pagliari. La difesa di casa sta a guardare, così ad approfittarne Cicconetti, che di punta mette in rete. Il Castelnuovo non ci sta e crea subito i presupposti per il pareggio, ancora con Emili protagonista, ma il suo colpo di testa a botta sicura chiama il miracolo in corner Giorgi. Dal calcio d'angolo che ne scaturisce lettura difensiva errata dei bianchi di casa e ripartenza velocissima del Tolentino, con la sfera che arriva sui piedi di Padovani, ma il suo tiro chiama la super risposta Olivieri. Per ovvie ragioni non può essere il Castelnuovo che siamo abituati a vedere, ma anche la dea bendata gira le spalle a Terrenzio e compagni nell'occasione del 2-0 cremisi, quando Salvatelli dalla sinistra, nel tentativo di mettere in mezzo, trova una traiettoria beffarda che infila Olivieri sul secondo palo. Nel finale di primo tempo recrimina il Castelnuovo per un fallo su Fagioli in area di rigore, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per la massima punizione. Ad inizio ripresa mister Di Fabio si gioca subito la carta di Ruocco, che prende il posto di Di Stefano. Proprio in entrato prova a suonare la carica al minuto 12, ma Giorgi risponde presente. L'azione prosegue con la spettacolare rovesciata di Gentile, ma a dire di no al centrocampista è ancora l'estremo ospite, che poi si ripete su Fagioli. Poi ancora Castelnuovo ad andare vicino al gol. Verticalizzazione profonda di Bregasi per Emilli. Il fantasista approfitta di un errore del difensore e calcia verso la porta, non inquadrando lo specchio. Ancora padroni di casa alla mezz'ora a provarci da calcio d'angolo. Sfera che arriva sui piedi del neoentrato Bregasi, che da due passi mette incredibilmente sul fondo. Continua il monologo dei padroni di casa in questa ripresa, che provano al 34esimo a riaprire la contesa, ma il tiro cross di Di Ruocco danza sulla linea di porta e poi viene messa in corner dalla difesa. Per vedere il primo tiro della formazione allenata da Mosconi dobbiamo aspettare il 40esimo, quando Ruci prova dai 15 metri con la risposta in tuffo di Olivieri. Due giri di lancetti, arriva il gol meritato, che permette al Castelnuovo di accorciare le distanze. L'assist di Rosario Di Ruocco, che pesca sul secondo palo Emili, per lui un gioco da ragazzi, mettere in rete. Nei 5 di recupero l'assalto verso la porta di Giorgi non sortisce gli effetti sperati, anzi c'è tempo solo per vedere la seconda ammonizione per Foglia, che lascia i suoi in 10 al triplice fischio finale a far festa il Tolentino, ma tanti applausi anche per il Castelnuovo, che nonostante le enormi difficoltà del momento ha ancora una volta sfoderato una prestazione da grande. E cambiamo disciplina per quanto riguarda il calcio a 5, impresa del Montesilvano che spugna il campo del Falconara, che non aveva mai perso, vincendo 3-2 in gara 1 della finale scudetto. Il ritorno in Abruzzo lunedì prossimo alle ore 21. Pallavolo, altre buone notizie per quel che concerne la pallavolo, con l'Altino che vola all'ultimo atto della stagione. La squadra del presidente Papa infatti batte 3-1 dopo il 3-0 dell'andata l'Imola e approda alla finalissima per la promozione in A2. Per conoscere l'avversaria bisognerà attendere il posticipo tra la Comasca Albese e il Cremona. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi ricordo l'appuntamento alle ore 21 con l'ultima puntata di Replay, condotta da Enrico Rocchi e i suoi
ospiti. Il TG finisce qui, prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 23. Da parte mia l'augurio di una buona serata con i programmi di TV6.